Giada è la secondogenita di 4 figli. La sua famiglia vive in un villaggio in Nord Albania in condizioni molto precarie, condizioni economiche disagiate. Giada ha studiato fino alla terza media, i risultati sono scarsi e finisce esclusivamente per occuparsi delle faccende domestiche. Questa è la storia che vi raccontiamo a Odio le favole. Già in giovane età, a Giada viene presentato un ragazzo che frequenterà per circa 2 anni. Il giovane lavorava in Grecia e ogni tanto faceva ritorno in Albania. Presto Giada resta incinta e il fidanzato la invita ad andare a casa della madre a Tirana. La ragazza decide di partire e lì nasce la sua prima figlia. Giada aspetta sempre il ritorno dell'uomo, al quale chiede continuamente di portare lei e la bambina in Grecia, ma le sue risposte sono perentorie. Il momento non era favorevole e doveva pazientare. Nel frattempo, la situazione a casa della suocera non è delle migliori, anche economicamente non si riesce ad affrontare il quotidiano. Pertanto, Giada decide di trovare un lavoro affidando la piccola al nido. Presto inizia a lavorare, in pieghi umili e saltuari, dove anche economicamente le viene garantito solo un minimo di sussistenza. La situazione peggiora giorno dopo giorno. Ospite in studio Andrea Morniroli, esperto in tematiche sulla tratta, sulla prostituzione, rappresentante della cooperativa sociale Dedalus di Napoli. Quanto incide la povertà perché poi queste ragazze finiscono in strada? Beh, certo, pur in un universo complesso come quello della prostituzione, dove dietro ogni persona ci sono storie, motivazioni, complessità, provenienze, culture, uno degli elementi trasversali che accompagna quasi sempre il viaggio di queste persone, beh, una di queste motivazioni principali è quasi sempre la povertà. Una povertà strutturata della ragazza e della sua famiglia, in alcuni casi anche una povertà improvvisa dovuta a un evento estemporaneo che però produce una grave emergenza economica. Nel caso di Giada invece si parla di una prostituzione più strutturale delle aree del nord dell'Albania, quindi dove fortissime sono le condizioni di precarietà e difficoltà di queste persone. Lì molto spesso questa povertà economica, abitativa, culturale, sociale rende queste donne più fragili dal punto di vista anche dell'inganno, dell'illusione di poter venire magari accompagnate dall'uomo che loro considerano il fidanzato, l'amico, a volte il parente, venire qui a trovare un facile lavoro per poi mettere da parte i soldi che servono per cambiare vita, per fare le signore, per tornare a vivere, ma anche semplicemente per cose molto banali, come anche potersi comprare una borsetta, una collana, cose che per noi sono del tutto normali, a volte in quelle condizioni sono cose invece impossibili. Quindi alla sua domanda non posso che rispondere sì, certo, la povertà conta e conta molto. Poi a fianco, come dicevamo e come in parte insomma viene fuori anche dalla storia di Giada, ci sono questi uomini un po' sempre padroni anche nella cultura di provenienza, che diventano i fidanzati, i mariti, gli accompagnatori, ma anche poi gli aguzzini, gli sfruttatori, a volte estremamente violenti, che costringono queste donne alla strada anche con strumenti, diciamo, pesanti, stupri collettivi, violenze fisiche, bagni nell'acqua gelata, sigarette bruciate addosso. Di solito la soglia di sopportazione salta quando si capisce che l'uomo le sta prendendo in giro. A volte è più il tradimento che non la botta a spingere queste donne a emanciparsi, a comprendere di essere sfruttate. Vediamo come e se cambia la vita di Giada. Un giorno Giada, ospite della zia, conosce una donna di nome Dafina.
Dafina le racconta di aver lavorato per tanti anni in Italia e di aver fatto molti soldi. Tanti da permettersi l'acquisto di una casa di 50.000 euro a Tirana, una macchina fuoristrada e bei vestiti. Entrata in confidenza, Giada racconta alla donna tutta la sua storia e Dafina le promette di trovarle un uomo italiano da sposare. Dopo solo 4 giorni, la ragazza viene contattata dalla donna, che le comunica di averle già trovato un uomo con cui maritarsi, il quale sarebbe anche disposto a mandare i soldi per farle raggiungere l'Italia. Giada intravede una speranza. Corre dai genitori e spiega loro la situazione, cercando di convincerli ad accettare la sua partenza. Nel frattempo, Dafina organizza il tutto, contatta una persona ben introdotta, prepara una documentazione per il suo inserimento in Italia e nel giro di una settimana la donna le fa trovare il passaporto. Oramai tutto è predisposto per la sua partenza. A Giada non resta altro da fare che lasciare una parte di sé alla mamma, ovvero la sua bambina. La promessa di una vita migliore, il riscatto, il guadagno, la partenza, l'inganno, il lungo viaggio. Dottore, l'Italia come le accoglie? L'Italia le accoglie con una delle migliori leggi sulla prostituzione e la tratta che ci sono in questo paese, nel senso che intanto abbiamo una legge ancora molto importante, che è la legge Merlin, che è una legge che mette al centro prima di tutti i diritti della donna in strada e quindi è una legge molto molto attenta alle persone prima di tutto, prima che prostitute o donne trattate, insomma. E a questo ha pensato bene di supplire ormai con una legge che ha 12 anni inserita nel testo unico sull'immigrazione, perché oggi la prostituzione in strada o mal chiuso è per la stragrande maggior parte migrante. Questa normativa è quella relativa all'articolo 18. L'articolo 18 è una norma che prevede che se una persona che è soggetta a quelle condizioni, quindi che è sfruttata in strada, decide di scappare da quella condizione e per questo entra in una condizione di pericolosità individuale, e già questo basta, o se addirittura poi riesce anche a trovare il coraggio di denunciare i propri sfruttatori, questa persona può accedere a un particolare permesso di soggiorno, che si chiama permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, viene inserita nei programmi che per esempio gestisce la mia cooperativa insieme agli enti pubblici, che sono percorsi di ridefinizione del proprio sé, accoglienza, fuga, anche in altri contesti quando gli organizzatori ricercano la ragazza, aiuto nella ricerca di alternative anche lavorative. Il permesso dura 6 mesi, alla scadenza di 6 mesi può essere rinnovato per altri 6 e se la ragazza ha trovato un percorso di emancipazione e autonomia può modificare il suo permesso e quindi rimanere come tutti gli altri migranti. E allora vediamo insieme il seguito della storia, quindi della vita di Giada. Inizia il viaggio con un furgone in compagnia di un altro giovane, anche lui in viaggio verso l'Europa. Abbiamo impiegato una settimana per arrivare ad Atene, per poi prendere un aereo diretto a Roma. Una volta atterrati mi aspettava il cognato di Dafina. L'uomo mi ha portato a Mondragone, in una casa dove c'erano anche altre donne. Sono rimasta lì per una settimana, ad aspettare Dafina, che doveva ritornare dall'Albania. Quando la donna ha fatto rientro in Italia, già dal primo giorno, è andata a lavorare. Ma io non sapevo esattamente che lavoro facesse. Credevo che fosse occupata in una pizzeria, come mi aveva detto lei quando l'ho conosciuta a Tirana. Il giorno successivo la donna mi chiese di andare con lei a lavorare. Mi diede dei vestiti e mi disse di far presto. Alla mia domanda su che tipo di lavoro dovessi svolgere, lei mi rispose seccamente: come prostituta in strada. Cercava in tutti i modi di convincermi, sostenendo che quando una persona ha bisogno non è così grave, è un lavoro come un altro, e soprattutto mi dava la possibilità di godere di alcuni agi fino a quel momento per me inimmaginabili. Così, costretta dalla fame e dalla necessità, iniziai a lavorare a Capua.
questi 2 anni di lavoro non ho messo nemmeno un soldo da parte, né ho potuto comprare una casa. Dafina e il suo protettore mi hanno dato 3.000 euro per far venire mia figlia in Italia. Lavorando in strada sono rimasta incinta della mia seconda figlia. Durante la gravidanza ho continuato a lavorare fino al 7° mese. Il padre della bambina è un mio cliente italiano. Il 6 luglio 2007 nasce mia figlia, Misia. Dafina e il mio protettore hanno fatto riconoscere la bambina da un altro uomo italiano, dietro pagamento, per cercare di farmi avere un permesso di soggiorno affinché potessi continuare a lavorare in strada. Dopo, le cose sono andate sempre peggiorando, fino a che ho trovato il coraggio di chiedere aiuto e scappare da Dafina e dal suo protettore. Sono riuscita ad andare via e sono stata accolta in un centro, in provincia di Caserta, da padre Alfonso, un prete comboniano dove sono rimasta per 3 mesi. Un giorno, in televisione, ho visto la pubblicità del numero verde, che aiuta le ragazze che lavorano in strada. Non vedendo nessuna prospettiva, né per un lavoro, né per il permesso di soggiorno, ho chiamato, chiedendo loro aiuto. Il centro fissa subito un appuntamento per il primo colloquio. Considerate le condizioni della casa che la ospitava, abbiamo deciso di inserirla temporaneamente in una struttura più adatta a lei e alle sue 2 figlie, di 5 anni e 8 mesi. Una storia che poi si conclude anche in maniera propositiva, cioè lei un futuro ce l'ha. Certo, un epilogo in questo caso positivo, perché la donna trova un suo percorso alternativo, ecco. Però questa storia è particolarmente significativa di quello che dicevo prima. Questa ragazza è talmente spinta dalla necessità di pensare a un futuro per lei, per i suoi figli, per la sua famiglia, che riesce anche a sopportare quel tipo di vita che le viene proposto una volta arrivata in Italia. E questa è una cosa che riguarda moltissime delle persone in strada, sia che siano vittime di tratta, sia che appunto, come dicevo, arrivino perché li già intravedono in quella l'unica possibilità. Infatti in questo filmato si capisce bene che lei decide di denunciare e scappare quando capisce che lì non ce n'è, che l'hanno presa in giro, che quel progetto migratorio non avrà mai buon fine, che i soldi glieli prenderanno sempre. Ecco, io vorrei concludere in questo modo: ci sarebbe molto da interrogarsi su un tipo di società, di rapporti internazionali che costringe milioni di donne a individuare nella prostituzione l'unico progetto migratorio possibile per uscire da condizioni di povertà e miseria. Ecco, ce lo dovremmo chiedere sia come persone che hanno avuto la fortuna di nascere nella parte ricca del mondo, per così dire. Io poi me lo chiedo anche come maschio, perché se è vero che le prostitute in Italia, sia prostitute che prostituite, sono tutte straniere, i clienti sono tutti italiani, spesso sono mariti e fidanzati, spesso sono, le statistiche dicono, tra i 5 e i 7 milioni, ci sarebbe molto da interrogarsi sui maschi italiani, sulla loro cultura della sessualità. La ringrazio, la saluto, grazie di essere stato con noi. Andrea Morniroli, esperto in tematiche sulla tratta e la prostituzione, rappresentante della cooperativa sociale Daedalus di Napoli. Grazie. Grazie a voi. In queste settimane Giada matura la convinzione che bisogna denunciare i suoi sfruttatori. Una situazione delicata, complessa, che la costringe però a trasferirsi. Intraprende un percorso diverso, un percorso che la porta lontana dalla rete di sfruttamento. Ho visto una donna dormire in pieno giorno. Ho visto una donna tenere chiuse le finestre per non vedere come il mondo la ferisce. Ma il mondo non è fuori da quelle finestre. Il mondo è dentro. È l'ora di reagire. Ogni giorno, ogni ora, una donna è vittima di violenza. Chiama anche tu il 1522. Io l'ho fatto.